Come anticipato è partito il conto alla rovescia per la ventesima edizione della Placenzia Half Marathon, partenza domenica 8 maggio alle 9.30 nel Piazzale Antistante Palazzo Farnese, arrivo in piazza Cavalli, non solo la mezza maratona ma ci sono tantissime iniziative eh, collaterali tra le quali anche la camminata delle associazioni. Con noi la vicepresidente di CSV Emilia, il Centro Servizi per il Volontariato, Laura Bocciarelli. Buongiorno, benvenuta su Radio Sound. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, domenica torna finalmente dopo anni di pandemia, insomma due anni, la Placencia Half Marathon con tantissime iniziative, come dicevamo, collaterali, tra le quali anche la camminata delle associazioni. Ci può raccontare quindi cosa succederà domenica mattina? Sì, finalmente ci rivedremo uh, per questa iniziativa che praticamente partirà dal pubblico passeggio, angolo Via Alberici, sarà un percorso di 3 chilometri, quindi molto tranquillo, alla portata di tutti. La partenza è fissata alle 9:45 dopo naturalmente il passaggio dei maratoneti e l'arrivo è previsto presso l'Arena d'Aturi. E possono partecipare tutti, Laura, tranquillamente a questa camminata? In realtà eh, hanno aderito eh, le persone si sono iscritte attraverso un'associazione di volontariato che si è accreditata tramite il nostro centro di servizi. Quindi eh, le iscrizioni sono state chiuse nei giorni scorsi. Eh, poi se qualcuno si vorrà aggiungere diciamo, all'ultimo non ci saranno problemi. Eh, però eh, l'iniziativa aveva anche come obiettivo, oltre a quello di promuovere ovviamente l'attività di volontariato, anche di fornire ad ogni singola persona un'occasione per dare un piccolo contributo ad una delle associazioni accreditate perché appunto chi è si è iscritto ha versato un piccolo contributo che andava all'associazione che ha scelto tra quelle che si sono accreditate tramite CSW Emilia. Certo, immagino che siano tante le persone che comunque si siano iscritte e l'obiettivo è quello importante ma ricordiamo anche a tutte le persone che ci stanno seguendo che si può sempre fare del volontariato. Sì, eh, sicuramente tante persone hanno aderito, così come in passato, a questa iniziativa. E come dicevo, lo scopo è sempre quello di promuovere l'attività del volontariato, oltre che di stare assieme quest'anno in particolare. E ricordo che, eh, al, di, al di là di questa iniziativa, il nostro centro di servizi, che si trova in via, in via primo maggio 62 a Piacenza, ma poi trovate anche tutte le informazioni e i contatti sul nostro sito è sempre a disposizione di tutti i cittadini che vogliono decidere di dedicare un po' del, del loro tempo, delle loro competenze alla, alle associazioni di volontariato. Ce ne sono tante, eh, sia di volontariato che associazioni di promozione sociale tra cui scegliere come dicevo in base ai propri interessi e alle proprie anche competenze per poter mettere a disposizione un po' del proprio tempo per gli altri. Certo, noi di Radio Sound amiamo c'è questa bella collaborazione con il CSV Emilia, il Centro Servizio per il Volontariato, parliamo spesso delle tantissime associazioni e invitiamo quindi gli amici che ci stanno ascoltando a prendere informazioni e perché no, insomma, fare del volontariato che fa bene alle persone, ma anche in primis a noi stessi, perché è sempre bello fare del bene agli altri e aiutare a seconda del talento o comunque delle, delle, delle competenze che uno ha. Come diceva, quindi l'appuntamento domenica mattina per la camminata delle associazioni, lei Laura Bocciarelli ci sarà? Sì, io ci sarò come nelle precedenti edizioni eh, e quindi assieme a tanti altri eh, faremo questa passeggiata, questa camminata e sarà bello rivederci tutti assieme. Bello, e poi tutti in piazza Cavalli per l'arrivo della mezza maratona Finale, ufficiale, sì. giusto? Mm -hmm. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito e viva il volontariato. Bene, grazie mille, ringraziamo ancora Laura Bocciarelli, vicepresidente CSV Emilia, il Centro Servizio per il Volontariato, con noi per promuovere la camminata delle associazioni, ma soprattutto perché manca pochissimo alla prossima edizione della Piacenza Half Marathon e noi di Radio Sound Piacenza 24 ci saremo.